ci troviamo sulla strada RN4 che collega la città di Goma con quella di Rutshuru. E qui, in questo esatto punto, dove ora sta transitando un convoglio della Monusco, è avvenuto il tragico agguato durante il quale ha perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio. Questo paese è come una torta che tutti vogliono e tutti se la spartiscono. È talmente ricco il paese che è diventato il Far West perché è la corsa all'oro, la corsa ai minerali. I grandi massacri che sono stati fatti all'est e prevalentemente in quella zona dove l'ambasciatore stava andando, quindi da Goma a Rutshuru, 60-65 chilometri, lì sono stati fatti molti massacri. Le 22 février, quand il y a eu l'attaque qui a visé les convois de l'ambassade. C'était des véhicules qui quittaient Goma vers Rutshuru, des véhicules dans un convoi de PAM. Et quand ils ont arrivé à Kibumba, Kibumba c'est à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, et ils ont été cibles d'une attaque des hommes armés qui sont venus du parc national de Virunga. C'est juste qu'ils ont tiré sur les pneus. Et puis ils ont tiré sur les chauffeurs qui débattent dans la gorge. Quel tragitto di strada per andare da Goma a Rutshuru sono 60 km, è tra le strade più pericolose del Congo. E difatti i VIP, le persone importanti che la transitano, girano sempre con la scorta armata oppure con macchine blindate. Quindi come mai che non aveva nessuna scorta armata e non aveva neppure un blindato? Sono questioni un po' di interrogazione che oggi non posso che ci sia qualcosa di louche da cette affaire de l'assassinat de l'ambassadeur. Quello che mi ricordo di Attanasio non era un ambasciatore come gli altri. Al di là dell'amministrazione come ambasciatore, aveva questa dimensione umana, sociale, che raramente la si trova nelle persone che hanno quella funzione. Ecco, un uomo diverso dagli altri. E tu ti trovavi con lui fino al primo momento, al primo istante che sei lì, e ti dava una pacca sulle spalle e quindi incominciava un dialogo molto, molto fraterno. Questa è l'immagine che noi abbiamo di lui, col suo sorriso aperto, come che ti incanta e che ti accoglie nello stesso momento. Cioè, il suo interesse di entrare nel tessuto vivo della società, particolarmente di quella società che ha sofferto e che sta ancora soffrendo e che è come un impero del silenzio che chiude, che impedisce la conoscenza di quello che sta succedendo, sempre a causa dei minerali che si stanno sfruttando nel Congo. Ecco, questo interesse, secondo me, avrebbe potuto spingere a conoscere di più la realtà. Lui accadeva la pace nel Congo, lasciando il Congo nella libertà di azione. Lui ci credeva veramente.